Ciao, sono Gianni e non so come togliere il rumore in un video. Sì, succede anche nelle migliori famiglie. Salve ragazzi, sono Marco e questo è il mio canale. Benvenuti o bentornati ovviamente. Oggi parleremo di rumore. Vi spiegherò due trucchetti per risolverlo, vabbè, diciamo attenuarlo, ok? Il secondo trucchetto solo se sarete bravi. Eccoci qua. Prendiamo la nostra clip incriminata, prendiamo soltanto la traccia video perché il resto non ci interessa e lo posizioniamo sulla nostra timeline, va bene? Apriamo il tab di color e adesso vediamo che cosa abbiamo combinato, il danno che abbiamo combinato. Allora, di solito che cosa si fa in questi casi? Andiamo nella waveform, cioè cosa faccio io? Lo ribadisco. Andiamo alla waveform e cerchiamo di distribuire, di spiattellare il più possibile luminosità. In questo caso qui sul basso possiamo fare ben poco, anzi diciamo che lo dobbiamo proprio evitare in questi casi, no? Cerchiamo di spiattellare la luminosità un po' su tutta immagine. Ok, perfetto. Oh, ecco qui il famoso rumore. Vediamo, andiamo al 100% e come vedete abbiamo praticamente alcune parti, ad esempio questo nelle mani, no? Vistosamente dei quadrettoni brutti. DaVinci Resolve offre in pratica la possibilità di rimuovere il rumore. Utilizzando questo tab qua avete la possibilità di correggere il rumore che ci sta all'interno del fotogramma. Purtroppo queste funzionalità non sono disponibili nella versione gratuita. Se io vado adesso a aumentare la luminanza, mi compare giustamente il messaggio che dice devi comprartela, va bene? Però io i soldini non ce li ho e quindi devo trovare una soluzione. Come vedete, questo, diciamo così, va a risolvere moltissimo il problema, va bene? Noi quello che possiamo fare è cercare di trovare modo per attenuarlo anche noi, ma il rumore purtroppo, diciamo, utilizzando la versione gratuita, purtroppo questa funzionalità non è attiva. Cioè, o meglio, è attiva ma compare sta cosa e non mi pare il caso di distribuire un video con sto coso qua davanti, diciamo, no? È un po' bruttino a vedersi. Ma vediamo un po' cosa possiamo fare per ridurlo. Allora, come vi ho spiegato prima, qualcosa si può fare, va bene? Ovviamente miracoli no. Ok, allora vediamo come. Allora, torniamo in edit, prendiamo la nostra clip, la copiamo, così abbiamo un termine di paragone, ci posizioniamo alla fine, pasto, perfetto. Questo gli diamo un colore. Ritorniamo nella color. Ok, eccoci nella color. Abbiamo selezionato la nostra bellissima clip arancione che abbiamo creato poc'anzi. Allora, qual è il trucchetto? Praticamente aggiungiamo un nuovo nodo seriale. Vabbè, ovviamente possiamo utilizzare lo shortcut. Io utilizzo l'Alt S, ma comunque sia possiamo anche utilizzare il menu. E a questo aggiungiamo un altro nodo. Un nodo layer, va bene? Noi andremo ad agire praticamente in questo nodo qua, ok? La prima cosa che facciamo è selezioniamo questo nodo e nel composite mode lo mettiamo come soft light, va bene? E che cosa facciamo? Andiamo praticamente a portare in bianco e nero questo fotogramma. Ok, quindi andiamo nel primo tab, desaturiamo completamente l'immagine, va bene? Una volta desaturata potremmo eventualmente aumentargli un po' più di luminosità, perché se andate a vedere in pratica, se passate da un frame all'altro, quello che andiamo a vedere è che abbiamo perso un po' di luminosità sulle basse luci soprattutto e abbiamo accentuato le luci, quindi abbiamo creato un maggior contrasto, va bene? Quindi eventualmente che cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere un ulteriore nodo dove andiamo, per prima cosa portiamo un po' più di colore, va bene? Quindi
riportiamo un po' più di colore sul frame, ok? Ok, manca altro pochino. Ok, riportiamo un po' più di saturazione. Ok, dopodiché dobbiamo un attimino schiarire un pochino queste luci, diciamo così, ok? Bene, vabbè, bisogna giocarci un pochino, poi diciamo lascio a voi questo divertente passaggio, diciamo. Ora, quello che abbiamo ottenuto in pratica, che cos'è? È una riduzione netta del rumore nella parte relativa ai neri e alle basse luci, no? E qualcosina di meglio, diciamo così, nella parte bassa dell'immagine. Ovviamente non abbiamo risolto completamente il problema, il risultato migliore, come abbiamo visto, si ottiene andando ad agire su questi campetti qua, ma purtroppo, diciamo, nella versione gratuita questo non è possibile. Però comunque sia, possiamo ottenere un buon risultato. Un'altra cosa che potremmo fare è quella di selezionare il nodo in bianco e nero e andare completamente a portare completamente in negativo gli MD. Questo, diciamo, dà un po' più di morbidezza, ok? E non fa mai male, va bene? Oppure eventualmente andare ad agire direttamente dove sta? L'hanno spostato. Mi si sono fregati. Sul blur, eccolo qua, l'ho visto. Magari aumentare un pochino il blur, va bene? Questo, diciamo così, dovrebbe ammorbidire un po' più l'immagine e quindi attenuare, diciamo così, questi quadrettoni brutti relativi al rumore, ok? Ovviamente, come abbiamo detto, abbiamo un netto miglioramento, ma comunque sia non una soluzione completa al problema, va bene? Come promesso, adesso la seconda parte. Ora torniamo nella parte edit e praticamente vediamo cosa dobbiamo fare per come secondo step. Questo è uno step opzionale che ovviamente non risolve il problema, ma andrà sempre comunque ad attenuarlo, non tantissimo, ma comunque sia è qualcosa che ci potrebbe essere utile. Che cosa facciamo? Prendiamo un adjustment clip e la posizioniamo esattamente sopra alla seconda parte, cioè il frame che stiamo correggendo, va bene? Selezioniamo, andiamo dentro Fusion, ok, dopodiché andremo ad aggiungere un tool, vabbè facciamo con la ricerca che facciamo prima, che si chiama Noise, Remove Noise, ok, eccolo qua, andiamo in modalità lock e spariamo, diciamo così, tutto in altro, sia lo softness che i details, ok? Questo, diciamo così, andrà ad ammorbidire ancora di più l'immagine, ottenendo qualcosa che magari potrebbe esserci di aiuto, va bene? Come abbiamo detto prima, non è la soluzione definitiva a tutti i mali, è un problema che possiamo, diciamo così, attenuare, ok? La soluzione purtroppo è semplice, diciamo, utilizzare, diciamo, delle attrezzature che hanno una gestione del rumore migliore ed eventualmente esporre correttamente l'immagine in fase di ripresa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commenti, dubbi, perplessità, sono qua. Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto.